Data così lui non si è assolutamente perso d'animo e quest'anno ha incominciato con una spinta motivazionale enorme. Dovrebbe essere un uomo solo al comando, un uomo contro tutti e contro il tempo. Giacomo Carini, corsia 4, parte alta della vasca con Giuseppe Perfetto, Riccardo Crescenzo e Cristian Ferraro dalla 1 alla 3. Dalla 5 in giù Filippo Berlincioni, potenziale avversario principale qualora Carini dovesse sbagliare la gara. Poi 6-7-8 Matteo Pellizzari, Federico Bussolin e Lorenzo Calami. Passaggio richiesto per un tempo da record tra 54,5 e 55. Questa mattina Carini ha girato a 54,99 e Berlincioni però non è stato da meno. Anche lui a 55 ai 100 metri c'era, per cui interessante anche sotto questo profilo. Tempo per il mondiale 1:56:19, 1:55:48 il record italiano di Giacomo Carini, 54,5-55. Abbiamo parlato di passaggio, precisiamo il passaggio dei 100, il passaggio di metà gara. Buono lo stacco di Berlincioni in scia Carini, subacquea abbastanza breve per Giacomo Carini che comunque è al comando fin da subito, fin dai primi 25 metri, atteggiamento super aggressivo del primatista italiano. Sì, ha sempre avuto questo tipo di impronta, no? Un 200 delfino fatto tra virgolette a morire con passaggi molto veloci. Per lui diventa pericoloso aspettare troppo e andare sotto ritmo. Oltretutto quest'anno ha migliorato un secondo secco nei 100 ed è giusto che forzi un po' il passaggio. 25,66, veloce ma non sai così esagerato, direi perfetto. In corsia numero 2 discreta la prova di Riccardo Crescenzo, ma attenzione soprattutto rivolta alla corsia 4 al centro della vasca dove Giacomo Carini è già da solo. Controlliamo con quale tempo va a timbrare il passaggio di metà gara e ci siamo, 54,59 quel passaggio che avevamo ricordato poco fa e che è quello di una gara in equilibrio per poter pensare di attaccare il limite nazionale. Ha notato peraltro molto bene col secondo 50, una fase di spinta che si tramuta poi in un volo infinito durante il recupero delle bracciate. Tecnicamente è impeccabile, sta notando ancora molto bene, respirazione in bracciata, ottima frequenza. Bella prova di Giacomo Carini e manca una vasca alla fine. Adesso è salito un po', 1:24:66, 30,07 il tempo per coprire la terza vasca. Adesso qua deve dare il tutto per tutto, aprire il gas, dare a fondo alle energie che sono rimaste nel serbatoio. Dietro è Bagar per il secondo posto tra Berlincioni e Pellizzari in corsia 5 e 6. Davanti è da solo Giacomo Carini, ultimi 10 metri di fatica, ultime bracciate. Il tempo non è poi così lontano, prova a spingere fino in fondo Carini, 1:55:40, record italiano, l'avevamo chiamato e lui ha risposto, prestazione enorme, un aeroplano Carini nella vasca di Riccione. E poi si gasa un po' e fa bene perché è stato bravissimo, il pubblico tutto in piedi ad applaudire e lui dice bene bene sì, anche un po' di più perché me lo sono meritato. Sì, se l'è proprio conquistato bene, è andato alla ricerca del tempo da subito, ha fatto un campionato gigantesco con quel 100 che gli ha dato ulteriore fiducia e oggi via alla ricerca del record, incurante di qualsiasi avversario, ha impostato la gara in maniera perfetta, forse un filo troppo veloce il secondo 50 col senno di poi, però è riuscito a tenere bene e fino a 20 metri al traguardo notava ancora con grazia, con efficacia, poi ha iniziato a fare fatica a chiudere le braccia in recupero e lì il gioco si è complicato. Precisiamo, se mai ce ne fosse bisogno, che con questo tempo c'è anche il limite per il mondiale, quindi nessun problema per vederlo in Ungheria tra qualche mese. Che bravo, seconda posizione Filippo Berlincioni, terza posizione Matteo Pellizzari. Berlincioni 1:57:63, 2 secondi e 2 decimi di distacco tra il primo e il secondo di questa gara, ci danno misura di quanto sia cresciuto Giacomo Carini e di quale standard prestativo sia in questo momento capace. Sì, questo è un livello di delfino mondiale, è un livello che con cui si gioca l'accesso in finale, quindi obiettivo raggiunto 100% per un atleta che ha sempre saputo
durante lo sviluppo della stagione migliorare. Per lui l'inverno è sempre un periodo abbastanza cupo, la primavera già inizia a sorridere, ma d'estate dove si apre letteralmente. Poi a me fa ancora più piacere, perché siccome dal punto di vista fisico parliamo di questo aspetto, no? Della fisicità dei nuotatori, siccome sotto questo profilo non è un gigante e io mi sento solidale con lui perché non sono un gigante neanche io, è bene far capire anche quanto con la tecnica, è vero ci vuole il talento, ma con la tecnica e con la forza di volontà si possano superare molti limiti. Zona mista. Giacomo Carini, complimenti, una bellissima gara, l'avevi dato ad intendere stamattina che insomma puntavi a questo e ci sei riuscito, ci hai provato dall'inizio. Certo, immagino, non ho visto io ancora i tempi, ma comunque un passaggio bello aggressivo, infatti insomma 4.5, 4.6 insomma è un buon passaggio, però stavo bene già da stamattina, ero riuscito a controllare diciamo non troppo ma il giusto. Oggi pomeriggio alla fine volevo passare magari un 2-3 decimi un po' più veloce che quello che ho fatto. Sarà mancato sicuramente un po' gli ultimi 20 metri di gara, ma diciamo che su quello posso ancora costruirci, sicuramente. È bello, già puoi pensare al tuo mondiale, in pochi mesi diciamo che la tua vita è abbastanza cambiata. Sì, sì, comunque adesso abbiamo un po' di tempo, ci sarà una breve sosta di qualche giorno adesso appena torno. Poi mi rimetterò assieme al mio allenatore a lavorare sicuramente molto, molto intensamente. Bravo Giacomo, grazie. Se si poteva volevo fare un saluto e un ringraziamento al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, che mi sostiene sempre, tutta la mia squadra, la mia famiglia, e fisioterapista Marco Savino, tutti. Quindi, sei felice oggi? Sì. Si vede.